Passiamo ora alla camera. Terzo filmato, andiamo a gestire la nostra camera per fargli fare un comportamento consono alla situazione. Quindi creiamo un nuovo script, camera controller. Andiamo ad agganciarlo alla nostra camera e apriamolo Visual Studio. Creiamo subito una variabile float. Follow spin per 3 sarà la velocità con cui la camera segue il nostro bersaglio. A tal proposito servirà anche un public game object target da impostare come appunto bersaglio da seguire. Andiamo in update e in realtà noi utilizzeremo per la camera late update, che viene chiamato un ciclo update, che viene chiamato dopo il normale update. Quindi in update muoveremo il player, dopodiché andremo ad aggiornare la camera in base alla posizione del player. Per far questo utilizzeremo un metodo di vector free che si chiama lerp. Lerp chiede due vettori A e B e interpola linearmente utilizzando t come coefficiente da 0 a 1, 0 a 100%, interpola linearmente tra questi due vettori. Quindi prima di tutto creiamo il nostro vector free new position per la camera e lo impostiamo uguale al target.transform.position. Dopodiché transform.position della camera sarà uguale al risultato appunto di vectorFree.lerp. Vettore A sarà transform.position, posizione attuale della camera. Vettore B, new position. Coefficiente t utilizzeremo quindi follow speed moltiplicato per time.deltaTime. Questo ci permette di fare uno spostamento non istantaneo, ma smooth tra una e l'altra posizione. Andiamo a vedere il risultato. Per far questo guardo in top e sposto la luce localmente qui, così non dà fastidio. Prendo il mio player, vado in play. Sì, giusto, prima ovviamente dobbiamo assegnare al target player. Ora vado in play, vediamo che la telecamera segue il player con un movimento molto morbido. Non ruota ancora, va semplicemente in posizione, ma così va bene per il momento. Vediamo subito che la velocità è molto lenta, quindi raddoppio follow speed. Già meglio. Ora andiamo a modificare la posizione in cui va la camera. Target.position è un buon inizio, ma ovviamente non va bene. Primissimo step è andare dietro al target, quindi vado a sottrarre a questo transform, a questo target.transform.position il vettore target.transform.position. Quindi sottraggo un vettore che punta in avanti, quello che ottengo è un vettore che punta dietro al player. Quindi la telecamera va una unità dietro il player e girando il player questo dietro cambia, quindi ci troviamo sempre alle spalle del player. Il prossimo step, come vedete dalla tabellina game, è alzare e impostare la telecamera in una posizione valida. Per far questo utilizzo un vettore pubblico, un vector free, che chiamo follow offset. Questo lo lasciamo a zero perché lo imposteremo, lo regoleremo da editor. Questo follow offset vado a sommarlo alla nostra in position. Quindi tutto questo diventerà più follow offset. Andiamo a vedere da editor, vado in play e il risultato che ottengo è che posso modificare individualmente le tre posizioni del vettore per posizionare la camera magari leggermente a destra e più in alto, quindi 1.6.15. Copio questi valori, stacco play e incollo i valori. Ora, tralasciando la rotazione della camera, che adesso ci arriviamo, finché noi restiamo al centro dell'origine, questo comportamento è abbastanza valido, ma se vedete già qui non ho nulla di
del vettore x. Per farvi vedere meglio questa cosa, resetto temporaneamente questo e imposto x2. Quindi vedete, andiamo indietro perché abbiamo meno transform forward e due volte a destra che è questo offset x2. Nel momento in cui io ruoto il player, quello che ottengo è di andare tre volte a destra, perché sommo 1 del transform forward del player all'indietro, quindi x positivo, più questi 2x. Praticamente questo offset che noi abbiamo inserito è considerato come workspace, quindi globalmente e non localmente come il player, quindi mi aspetto di vederlo qui. Mi aspetto di vedere la camera qui in alto. Per risolvere questo problema dobbiamo convertire questo vettore da workspace a local space, il local space del nostro target per precisione, utilizzando un metodo che trovo in target.transform, quindi il transform del nostro player. Questo metodo si chiama transform vector, che mi converte il vettore follow offset da world a local space. Quindi utilizzando questo vado a ottenere un offset locale relativo al player. Andiamo in play ora. Mi riporto nella situazione di prima, quindi con 2x. Se vedete, ruotando, la telecamera va effettivamente dove mi aspetto che vada. L'unica cosa che ci manca da fare è gestire la direzione di questa camera. Questo lo otteniamo abbastanza facilmente, in realtà, aggiornando la transform.forward della camera come corrispondente a target.transform.forward. Quindi il davanti della nostra camera corrisponde al davanti del nostro target. E qui abbiamo una camera che non soltanto segue, ma ruota anche in posizione. La distanza a cui ci segue dipende da questo follow speed, appunto. Ok, quindi 6 mi sembra una buona velocità. Bene, andiamo ora a inserire, anzi a ultimare un attimino questo setup. La prima cosa che vado a fare è creare un empty che chiamerò underscore level, dove andremo a inserire tutto quello che ha a che fare con il nostro livello. Resetto le coordinate, questo sarà un folder, un contenitore. Qui vado a creare un piano e in asset una nuova cartella per gestire i materiali, materials. Qui dentro creo un nuovo materiale, floor per il pavimento. Smoothness a 0, facciamo leggermente grigio, lo applichiamo qui. La camera, la luce mi sembra leggermente, eccolo qui, era disattivata la luce. Andiamo a prendere il nostro floor material e gli assegno un materiale standard di Unity che è un checker box. Tagliamo uguale 10x10 per avere un riferimento al 50 cm, questi sono 50 cm, e infine finiamo di ultimare il player. Al nostro player servirà non soltanto il player controller, ma anche un rigid body per gestire la fisica, a cui diamo massa 50, drag che è attrito con l'aria 5 e angular drag attrito con la rotazione. Blocco anche le rotazioni X e Z in modo che il player non possa cadere così, ma possa soltanto ruotare sulla sua verticale. E infine do un capsule collider che ci servirà per gestire le collisioni e la fisica. E andiamo a mettermi frontalmente e a regolare le sue dimensioni. Quindi altezza 1,08 m, punto centrale 90 cm. Raggio 0,26. Ok, una buona approssimazione. Bene.